Ma questo progetto parte da 3 anni fa, quando in un momento di riflessione di quello che stavo facendo nella vita, collaboravo con altre società sportive, di atletica e così via, una persona, Ivo Merlo, mi ha detto: è meglio che tu ti prenda del tempo e provi a costruire un progetto tutto tuo, cercando di fare tutto quello che fino ad oggi hai sempre sperato, voluto provare a fare e non hai ancora concretizzato. Ho preso 2 litri di tè, lo dico sempre, sono andato in cima a Grappa con una tenda canadese, ho dormito fuori una notte e ho scritto tutto quello che poi è divenuto il progetto ATL Etica, perché nella parola atletica è già intrinseco il concetto, nella parte finale appunto c'è etica e quindi non abbiamo inventato nulla se non un marchio un po' particolare. Ecco, noi non ci fermiamo a tentare di scoprire il talento, partiamo invece da un concetto opposto. Se troviamo un talento, iniziamo a preoccuparci, perché è scopo sociale non solo scoprirlo, ma sostenerlo se l'hai trovato. E quindi la dirigenza sportiva ha l'obbligo di dare la possibilità a questi ragazzi di essere trattati come in tante altre discipline, non dico come il calcio, però devono vivere anche di atletica, in funzione, altrimenti l'abbandono sportivo, perché non può, l'impegno è troppo oneroso rispetto alla possibilità di vita, di vivere, fino a quando c'è la famiglia, all'università posso fare qualcosa, poi se ho scoperto veramente un talento, pochissime società sono nelle condizioni di sostenerli successivamente. Arriviamo a Tamberi, Tamberi non l'abbiamo inventato noi, certamente, è un grande campione. Da un rapporto con il nostro ente di promozione sportiva, con il padre Marco, con un progetto con le Fiamme Oro di cui noi andiamo a sviluppare anche i centri estivi e cose di questo tipo, i campus, abbiamo deciso di fare un percorso col ragazzo. Lui ci ha dato fiducia, noi siamo stati onorati di questo e diciamo che la maglietta di ATL Etica ha portato già bene il primo esordio perché Gianmarco alla prima gara fa 2,32, miglior prestazione mondiale ad Ancona domenica scorsa e vederlo con la nostra maglia, col nostro logo e tutto, da buon ex saltatore con l'asta e quindi amante dei salti, il clan sottostante è un salto culturale, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista proprio morale, culturale, è stata un'emozione grande. Voi siete stati tra i primi a ripartire dopo il lockdown. È stato un successo, siamo stati il miglior meet in Veneto, l'ottavo in Italia e il 109° al mondo. Questa prestazione di 35 giorni di lavoro ci ha permesso quest'anno, il 9 giugno, mercoledì, tra il Golden Gala del venerdì e la finale di Caorle, quindi a metà settimana, quindi cascherà anche giusto forse per avere dei buoni atleti in giro in Europa in quel momento lì e anche a livello nazionale, per essere praticamente considerati già meeting internazionale. Footbike è un nuovo sport, è un monopattino sportivo, che grazie sempre a una nostra atleta arrivata in campo che ha detto: io voglio andare agli europei del footbike, che non sapevamo neanche cosa fosse, l'Endora ha marcato, arrivata seconda l'anno scorso alla tappa di Coppa del Mondo, e è un monopattino che da gennaio del 2020 20, sì, è stato legittimato per girare nelle strade come le biciclette, nei paesi nordici che fanno scuola, vanno a scuola con questa cosa qui, invece di andare in macchina, perché è meno pericoloso di una bicicletta, è meno inquinante di una bicicletta perché non c'è il grasso, non c'è la catena, non c'è tutti gli elementi, la meccanica è semplicissima e ovviamente non è quel monopattino elettrico che viene distribuito nelle città. E ha dallo sterrato, la pista, il downhill e tutto quello che può essere diciamo, l'attività.